Benvenuto per parlare d'altro a Maurizio Lupi, che è capogruppo di Area Popolare alla Camera. Onorevole, buonasera. Buonasera. Buonasera a tutti voi. Io l'ho chiamata per parlare di unioni civili, questo lo segnalo anche agli ascoltatori che ci stanno seguendo per quanto riguarda i loro interventi. Però mi dica che cosa si aspetta lei sulla vicenda infinita dei Marò, che vennero catturati 4 anni fa, oggi in India. Mi aspetto che si dica la parola fine ad una diventata una tragedia umana da un punto di vista della libertà, della responsabilità e del rispetto di questi due servitori dello Stato. L'Italia allora fece dei gravissimi errori, ma oggi più che mai, rimando le parole del Presidente della Repubblica Mattarella, è una situazione che deve assolutamente terminare e finire. Non riguarda solo i due Marò, ma riguarda tutti noi, la nostra dignità e la nostra forza di essere un grande paese. Domani allora il voto in aula al Senato, ieri l'ultimo appello in televisione dall'annunziata dell'alleato del governo Alfano, cioè voi Maurizio Lupi. In sintesi avete detto: stralciate le adozioni del figliastro e noi ci saremo, altrimenti no, ma a quanto pare dall'altra parte non ci sentono e minacciano di usare il canguro, che è quello strumento parlamentare per andare avanti come un treno senza discutere nei dettagli. Ma io credo innanzitutto che sia giunto, e questa mi sembra ormai una conquista, da una coscienza da parte di tutti, il momento in cui il Parlamento approvi una legge sulle unioni civili, riconoscendo i diritti e i doveri di coloro che, pur appartenendo allo stesso sesso, vogliono liberamente vivere la loro affettività. Credo che però su questo, proprio per questo e su questa coscienza che si è raggiunta, fare forzature impedendo la discussione di merito e impedendo di fare una buona legge sia un errore da parte del Partito Democratico. Noi l'abbiamo detto con molta chiarezza, abbiamo posto non due condizioni ma due contributi positivi perché si possa fare una buona legge. Una, dire che le unioni civili sono una cosa diversa dal matrimonio, tra l'altro c'è anche la sentenza della Corte Costituzionale che lo dice, quindi no a simil matrimonio, e quindi togliere tutto quello che in quella testo della Cirinnà, secondo me quello fu un errore grave, partire da quel testo c'è. E il secondo è quello di togliere, c'è libertà di coscienza, tutti i partiti hanno detto che c'è libertà di coscienza, la questione ormai diventata famosissima della stepchild adoption, ma che è semplicemente il fatto che sulle adozioni, la legge sulle adozioni è la legge che prevede che ai bambini sia dato il diritto ad avere una famiglia. Se ci sono casi particolari, si lavori sulla legge sulle adozioni, la si modifichi. Quanti bambini attendono oggi per una legge così farraginosa e burocratica, sì, di avere una famiglia? Ecco, sono due piani diversi, comunque, onorevole Lupi, questi, perché esattamente due piani diversi, e noi diciamo che questa stepchild adoption è stata inserita all'interno della legge sulle unioni civili perché sia un grimaldello per permettere da una parte l'adozione, che nessuno teoricamente vuole, dice di non volere, da parte delle coppie omosessuali di figli, e dall'altra c'è un'apertura vergognosa alla pratica dell'utero in affitto, che credo tutti condannino a parole, ma che poi invece... Lei pensa che sia deliberatamente un grimaldello o solo ingenuamente una cosa che non era stata considerata e che adesso non si vuole rivedere, quella della deriva verso, che è abbastanza incontestabile, quella della deriva verso l'utero in affitto all'estero, visto che il ricorso all'estero non è punito? L'hanno fatta apposta o gli è capitato? Io parto sempre dalla buona fede di tutti perché sia un errore, ma quando invece c'è la persistenza ad accorgersi che si sta facendo un errore, si vuole andare avanti, allora qui c'è qualcosa che non va. È talmente evidente che in questa legge bisogna togliere ed eliminare questo punto e discuterne nella legge sulle adozioni, che volerlo vuol dire ovviamente riaffermare un principio da parte di chi lo sostiene legittimo, ma che l'80% dei cittadini italiani non condivide, e cioè che per quanto riguarda le adozioni queste debbano essere fatte non dalle coppie omosessuali. Stando a Pagnoncelli di ieri, la percentuale è un po' diversa, comunque è sempre la maggioranza quella di coloro che non condividono. Assoluta, certo. No? 55% dice Pagnoncelli, IPR 75%, ma basta girare intorno su queste. Perché noi dobbiamo confondere i due piani? Glielo dico, mi scusi,
Perché se io affermo che un bambino ha diritto ad avere una famiglia e un papà e una mamma, questo è discriminare qualcuno? Mi sembra semplicemente fare un ragionamento di buon senso e ovviamente giusto. Certo, ho due ascoltatori, sono Dionisia da Cesena, spero di averlo pronunciato bene, direi di sì, e Rocco da Gallipoli. Signora Dionisia. Buonasera, dottor Ruggero, a lei e all'onorevole Lupi. Sì. Senta, per quanto riguarda le unioni civili, penso che sui diritti siamo più o meno tutti d'accordo, per il resto no, il nodo è quello. Però io sono rimasta molto impressa. Lei la settimana scorsa ha avuto come ospite sull'argomento l'onorevole Lumia, il quale ci ha dato delle spiegazioni dicendo che per l'adozione del figlio del partner deve mancare uno dei genitori, insomma ho capito che deve morire, sì. Insomma. L'altra sera lei aveva ospite la prima donna magistrato. Sì, che ha detto tutto il contrario. Facendo riferimento però alla legge già esistente dell'83 che ha regolato in questi 30 anni le coppie, sì, Eterosessuali. Sì, e quindi però ha detto che non è detto che debba morire uno dei due, per sì, carità. Maurizio Lupi che cosa ne sa? L'adozione del figlio del partner, stando al testo della Cirinnà, è riservata solo nei casi in cui uno dei genitori non è più in vita o non ha più la potestà genitoriale o con una dichiarazione del genitore medesimo può essere fatta? Beh, se c'è ovviamente il caso di un bambino che ha un genitore e un papà e una mamma, per capirci, e c'è una separazione o un divorzio e poi questo papà decide di fare unione civile in una con una persona dell'altro sesso, è evidente che qui non può essere fatta la stepchild adoption perché c'è una mamma che è preesistente, che vive e che è il punto di riferimento genitoriale di quel bambino. Tant'è vero che il punto sta esattamente nell'altro aspetto, e cioè che per quanto riguarda i casi particolari, lo abbiamo detto più volte nella sua trasmissione, la ringrazio, c'è già una legge sulle adozioni, è un articolo che prevede proprio i casi particolari e il tribunale si pronuncia su questi casi particolari. Molto e già difficile. Lo ha fatto in passato, tra l'altro. E lo già lo ha fatto. Qual è il punto che tant'è ci viene sempre posto in tutti, e credo che gli ascoltatori vedono nelle trasmissioni, eccetera? Casi in cui una coppia omosessuale vuole avere un figlio, va all'estero, prende l'utero in affitto nei posti dove questo è possibile, in Canada, in America, in India, comprandolo, e a questo punto gli viene riconosciuta a uno di questi la paternità di questo figlio. Quando torna chiede, e questa è la stepchild adoption, dopo aver fatto la pratica dell'utero in affitto, chiede di poter che l'altro suo compagno possa avere un discorso che non fa una piega e che capisce anche chi dice di non capirlo. Certo. È aggirare la legge. Se la legge dice che questa è una vergogna e non è possibile, dobbiamo rispettarla. Poi i bambini non devono pagare nulla, ci mancherebbe altro. Faccio parlare l'ultimo ascoltatore e poi vi saluto tutti. Rocco da Gallipoli, buonasera. Buonasera dottor Po. La pensione lei non deve mai arrivare. E invece penso che ci siano pochi mesi. Dica no, pure. No. Buonasera, dica pure. Onorevole Lupi. Ascolti, io sarò brevissimo. Onorevole Lupi, se lei tornasse indietro, si dimetterebbe sulle unioni civili, subentro anche nel merito, sulle unioni civili, non sarebbe, visto che la politica non si capisce nulla in politica, almeno noi comuni mortali, non sarebbe meglio togliere quei termini inglesi tipo Dutch adoption, quant'altro, in modo tale che non si capisca. L'abbiamo detta talmente tante volte che comunque capiamo di che cosa parliamo. Sono dei termini che ulteriormente non ci fate capire nulla. Ma l'ha capito anche lei. Significa adozione del figliastro. Sì, grazie. È tanto bello l'italiano. Grazie Rocco. Grazie Rocco, Lupi. No, ma credo che nella simpatia dell'ascoltatore abbia detto da una parte una cosa assolutamente vera, e tra l'altro io lo dico, sono stato vicepresidente della Camera per 5 anni, c'era una consuetudine nel fare le leggi, che vietava nelle leggi italiane l'adozione di termini stranieri, proprio perché siamo in Italia e quindi si può ovviamente legiferare. È chiaro che con il passare del tempo
siamo tutti a ereditare termini che creano un po' di confusione. All'epoca avevate il Ministero del Welfare, che c'è ancora, quindi... Esatto, a proposito. Per quanto riguarda, però, invece, la questione mi sembra che la comprendano ovviamente tutti e mi sembra, io rivolgo dalla sua trasmissione un appello. Su questi temi non occorrono guerre di religioni, scontri ideologici, ma occorre il buon senso e, come si diceva una volta, lei lo sa, l'esperienza del buon legislatore, cioè bisogna fare il buon legislatore. Quindi quello che noi non comprendiamo è proprio perché nel momento in cui si sta avendo un successo, molti di noi sono arrivati da posizioni assolutamente diverse, nel riconoscere una legge sulle unioni civili, si voglia insistere a spaccare il paese su questo tema solo su un tema che è non solo divisivo, l'Italia non è pronta, ma è talmente evidente che se ci sono dei casi particolari va affrontato su un'altra legge, e invece si vuole persistere e andare avanti, tra l'altro con conseguenze anche su una maggioranza e su un Parlamento. Senta, che credo oggi si debba occupare ancora di più profondamente di altre cose. No, di questa cosa bisogna occuparsene, è ora di smettere di dire occupiamoci d'altro. Per questo dobbiamo permetta. Beh, sì, le unioni civili sì, quello che mi chiedo è che le chiedo... Addirittura si sarebbe l'unanimità quasi. Sì, appunto, è proprio questo, quello che voglio chiedere, lo chiedo a lei come esponente comunque della maggioranza di governo. Noi, con il governo che va avanti, determinato a tenere unite le due cose, rischiamo di perdere l'una e l'altra cosa realmente, quindi anche quella su cui tutti siamo d'accordo. Beh, quando c'è troppa insistenza, io credo che i rischi esistono, ma siccome credo sia assolutamente sbagliato fare delle minacce, è il buon senso e le buone ragioni che devono trionfare, io fino all'ultimo spero che con le buone ragioni si possa rapidissimamente dare una legge sulle unioni civili, e altrettanto affermare le buone ragioni di chi dice che non è uno scimmiettamento del matrimonio, perché la famiglia è una cosa diversa, e che le adozioni debbono essere fatte appunto da una famiglia e da una persona, dalle persone eterosessuali. La ringrazio per la sua chiarezza e la sua simpatia, del resto cosa consueta quando interviene da noi. Grazie. Grazie onorevole Maurizio Lupi, capogruppo di Area Popolare alla Camera.